Già da Cecchetto, allora, quest'oggi una partita che per voi era importante qui a Cuneo, è arrivata una sconfitta 3-1. Cosa è mancato? Perché voi sotto di un set eravate riusciti a riprenderla, poi terzo e quarto set siete stati sempre dietro. Cosa è successo? Ci è mancata la continuità. Primo set loro sono stati molto bravi, ci hanno aggredito tanto, soprattutto in battuta, e quindi è stato comunque un set molto positivo per loro, molto meno per noi, però al secondo set abbiamo reagito. Quello che non siamo riusciti a fare è mantenere la continuità. Purtroppo ci perdiamo in tanti errori, dobbiamo avere la pazienza di aspettare, loro comunque hanno difeso tantissimo, quindi c'è stato disordine in certi momenti, ci è mancato quella grinta, quel qualcosa in più per non far cadere la palla. Loro hanno spinto, ma giustamente, come dicevi anche tu, era una partita fondamentale per entrambi, quindi è stato un punto a punto, merito loro che hanno giocato un'ottima partita, noi abbiamo comunque tanto da lavorare ancora. Ecco, si chiude il girone d'andata, secondo voi, secondo te, cosa ci vorrà per riuscire ad agguantare questa salvezza? Chiaramente adesso partite da questo ultimo posto nel girone di ritorno, qualcosa chiaramente dovrà cambiare. Sì, qualcosa dovrà cambiare, dobbiamo lavorare tantissimo ancora, dobbiamo sistemare alcuni equilibri in campo, perché comunque c'è stato tanto disordine, ci sono stati tanti cambiamenti, e quindi quello più lavoriamo ovviamente più riusciamo a mettere a punto quei sistemi di equilibrio. Vedremo cosa succederà, ovviamente siamo sempre lì comunque punto a punto con anche le altre squadre, quindi vediamo di lavorare tanto e di portare a casa appunto la salvezza. È un campionato difficile, lo sappiamo, però lottiamo ogni partita, non dobbiamo mai mollare e vediamo un po', insomma, abbiamo tutto il girone di ritorno e sicuramente sarà un crescere.